Grande successo per la settima edizione del Farm Day organizzato dal gruppo Bruno a Grotta Minarda in collaborazione con Green Farm e Syngenta. Più di 1000 piccoli, medi e grandi imprenditori del settore agricolo hanno preso parte all'evento che si è tenuto ieri pomeriggio presso l'azienda Bruno a Grotta Minarda. Tema di quest'anno: migliorare il reddito degli agricoltori, le filiere del biograsso e del grano duro di qualità. Tanti gli ospiti e gli autorevoli esperti che sono intervenuti per presentare le ultime novità tecnologiche. Tra questi Stefano Ballerini, responsabile cereale di Syngenta per l'Italia, che ha illustrato alla platea il progetto Armando. Il progetto Armando è un progetto nato con un'idea precisa, quella di produrre una pasta 100% italiana fatta con il grano duro prodotto dagli agricoltori dell'Italia meridionale. Per questo importante progetto Syngenta ha stretto un'alleanza unica con il pastificio Baronia per poter permettere agli agricoltori di produrre appunto produzioni di alta qualità. In due parole, il progetto Armando si fonda su due pilastri: una soluzione finanziaria che garantisce redditività agli agricoltori, promossa dal pastificio Baronia, e un protocollo di coltivazione messo a punto dagli agronomi Syngenta per garantire la produzione di qualità in quantità. Particolarmente apprezzate le nuove macchine della John Deere, presente a Grotta Minarda con il suo amministratore delegato. Novità di quest'anno vengono legati alla presentazione di più di 100 nuovi prodotti sul mercato che ha fatto la John Deere a giugno dell'anno scorso a Lisbona in Portogallo, e che già li stiamo vedendo proprio nei nostri concessionari, no? Quindi in questo caso la ditta Bruno ha vinato tutte queste novità a John Deere a quante altre curiosità nell'aspetto dell'ambiente agricolo. Eventi di questo tipo quanto sono importanti per aziende come le vostre? In realtà sono eventi che soprattutto confermano la prossimità al cliente e avvicinano loro a poter trasmettere quali possono essere le domande per avere delle soluzioni alle loro problematiche, no? Centrale quest'anno anche il tema del biogas. Ciriaco Bruno, direttore commerciale del gruppo, ha illustrato nel dettaglio i vantaggi che ne deriverebbero agli agricoltori se usassero questo tipo di tecnologia che produce energia in modo naturale. L'idea è quella di mettere in piedi una sorta di cooperativa aziendale con l'obiettivo di costruire un impianto di biogas. Ciò consentirebbe in modo ecosostenibile di diversificare gli investimenti degli agricoltori creando nuove opportunità di reddito.